Nel videogiro di oggi visiteremo le grotte e l'orrido di Pradis, che si trovano vicino a Clauzetto, in provincia di Pordenone, nel Parco delle Dolomiti Friulane. Appena entriamo nel sito vediamo già queste tre caverne, una, due e tre, che furono abitate già nell'epoca paleolitica dell'uomo di Neanderthal. Siamo nella Grotta Verde, si chiama così perché una volta era completamente illuminata di verde. Ora l'illuminazione è stata sostituita da un'illuminazione più moderna, ma si è conservata quella originale lì sull'altare. Parlo di altare perché nel 1965 è stata inaugurata come luogo di culto e qui si celebra la messa di mezzanotte, la notte di Natale. Ed ora scendiamo a visitare l'orrido. Siamo in mezzo a delle rocce calcaree molto pure. Qui l'acqua le è modellata sia chimicamente, come abbiamo visto all'interno della grotta, che meccanicamente, cioè trasportando dei detriti e con questi scavando queste profonde incisioni. Un sentiero attrezzato con delle scalette permette di scendere fino alla base dell'orrido e di osservarlo 50 metri sotto la superficie in tutta la sua possenza e la sua grandezza. In questo sito, oltre all'attività speleologica, si può praticare anche il canyoning lungo il torrente Cosa. Una passerella permette di vedere dall'alto la cascata del Molat, il torrente che si ricongiunge proprio qui con il Cosa. Vista la forra, torniamo sui nostri passi e andiamo a vedere le grotte. Rifacciamo il percorso al contrario e andiamo a vedere un nuovo percorso ad anello che ci permetterà di osservare la forra dall'alto.
È un breve percorso che vale la pena fare perché vi porta sopra un ponte a monte e uno a valle della Forra. Siamo tornati al nostro punto di partenza e adesso sapete cosa fare nel prossimo weekend.